Buona serata, cari amici, eccoci qui a distanza di una settimana. Come sto, diciamo, attualmente confezionando questo tipo di organizzazione video settimanale, anzi domenicale, vista e considerata anche l'immagine di video copertina di un grandissimo esponente dello spettacolo, intrattenimento, teatro, cultura e quant'altro, Gian Nicola Iemma, troppo deceduto neanche 24 ore fa, al massimo appunto 24 ore fa, dopo aver lottato comunque negli ultimi mesi con una malattia del sangue. Così ho ascoltato attraverso un video più o meno di una televisione locale una malattia del sangue che poi l'ha portato prima in coma e poi in coma farmacologico, e ovviamente la mazzata devastante è stato il Covid. Cosa posso dire riguardo a Gian Nicola Iemma? Certo, per me, anzi, ho avuto la fortuna, anche se ero abbastanza piccolo, credo forse sotto i 10 anni o sui 10 anni, di averlo visto dal vivo qui a Trani, proprio qui nella zona di casa mia, a Pozzopiano, al monastero, famoso spazio dove si tenevano tanti anni fa gli spettacoli. Anzi, poi quella notte, la mattina dopo, svegliandomi con un bel sogno, come appunto avrà visto per me allora, ma anche tuttora, una top star culturale nostrana, certo, solo per una sera ti verrebbe voglia di averlo con te e con l'altro pubblico. Sempre, o insomma spesso, diciamo, questo periodo è davvero difficile, poi quando ci si aggiungono malattie, insomma, ancora più complicato. Però, oltre che averlo visto dal vivo a Trani, come sono riuscito anche fin quando siamo stati in tempi migliori di altri esponenti, come anche i suoi colleghi, il tipo Pinuccio Giuseppe Sinisi, Nico Saladino, Natale Catacchio, o la moglie, Nicola Pignataro, per esempio l'opera Karamazov, quindi sulle opere televisive, beh, sicuramente partecipato anche, se non mi sbaglio, a qualcosa andato in onda a livello nazionale, se non mi sbaglio forse dalla RAI, se non vado errato. Nostrane, come per esempio Antenna Sud, sempre ovviamente in compagnia del caro Giuseppe Pinuccio Sinisi, Tutti a casa, ormai sitcom, credo che abbia compiuto una ventina d'anni da quando è stata fatta, o poco ci manca, o ancora un pochino più indietro, credo, Medici al Capolinea, quindi rendere trasmissioni che al pomeriggio ti allietavano il pranzo, e chissà, magari anziché vedere il TG, che si sa non dà certo buone notizie, diciamo, vedendoti appunto Medici al Capolinea o Tutti a casa, beh, per fortuna, insomma, Antenna Sud, seppure si è sviluppata nonostante vari fallimenti in diversi canali, credo che c'è una riproposizione, magari un po' di andando a zapping di Tutti a casa, non so se viene riproposto tuttora anche Medici al Capolinea, dove ricordiamo anche
ciò che mi ha ricordato mio fratello ieri quando aveva letto la notizia su Facebook che Teodosio Barresi, colui che perdeva sempre a carte sì, che perdeva sempre a carte a Mitchell Capolinea, chiamato Cafonio, con l'amico di stanza di Giovanni Colaiema, ha detto in quella sitcom Piccio a Fuoco, Panza. Inoltre a questo, quindi, sicuramente un grande dolore. Presumo che i tanti messaggi di cordoglio da parte di chi ha lavorato con lui, che poi sono stati comunque grandissimi amici, ovviamente, insomma, un dolore molto grande per la moglie, per i figli, perché sicuramente aveva dei figli, Gianni Colaiema. E poi ricordo anche, sempre ero piccolo, forse un po' più grande, però da quando lo vidi dal vivo a Trani, una sua intervista televisiva dove praticamente diceva di aver lavorato, se non vado errato, anche trovato spunto dalle stesse opere di Nico Cirasola, altrettanto grande regista come lo stesso Gianni. Poi, proprio mentre stavo dicendo questo, mi veniva in mente, diciamo, un'altra bella sitcom. Ovviamente sempre con la compagnia c'era lo stesso Giuseppe Pinuccio Sinisi, ma anche per esempio Marcello Fabiani, come anche il medico al capolinea Singhiozzo, se mi sbaglio, forse ci sono state, se non erro, 2 stagioni di Singhiozzo, se non mi sbaglio, anzi, e poi non so se è presente ancora su YouTube un programma dello stesso Gianni Colaiema, su YouTube però credo forse c'è solo un filmato, se almeno se non l'hanno eliminato, Canting Club, quindi insomma una carriera ovviamente bella, importante, tante opere teatrali per lui e insomma, che dire, questo nemico invisibile del Covid continua a portare via grandi protagonisti, che sia il teatro, la musica, il cinema o lo sport e quant'altro. Quindi ritenevo giusto, cari amici, fare il video di questa settimana e della domenica in tributo a Gianni Colaiema. Che dire, noi ci vediamo domenica prossima, anche perché lo sapete, un po' nella settimana tra i ripassi, gli studi per la patente del computer che procede, il tempo, invece il clima fuori non aiuta, insomma, anche se meno male, va almeno qui a Trani stamattina. Più o meno niente pioggia, mentre ora credo proprio che stia piovendo. Bene, quindi buon inizio di settimana per quella che parte da domani. Noi ci rivediamo, come ho detto già prima, domenica prossima. Tanti saluti a voi tutti. Sono contento, nonostante la tragica notizia della morte di Gianni Colaiema, per quanto riguarda nell'ambito sport, della vittoria del Milan contro il Genova, le Ferrari, insomma, però, ma soprattutto che abbia vinto Verstappen e no Hamilton e grande rimondona di Bagnaia da 11° a 12° secondo. Ciao a tutti, ciao!